Buongiorno a tutti, cari apicenesi. Oggi ho preferito farvi un piccolo video per aggiornarvi della situazione Covid nella nostra città. Pochi minuti fa ho chiamato telefonicamente all'ASL provinciale, i dirigenti provinciali, che mi hanno aggiornato dei numeri odierni. A quest'ora abbiamo 27 positivi ad Apicena, con 4 con sintomi in ospedale e 23 asintomatici in isolamento domiciliare a casa. Come vedete, ormai lo state seguendo tutti i giorni in televisione, questa seconda ondata ormai ha preso una piega abbastanza diffusa, i numeri stanno aumentando un po' ovunque. Continuo a chiedervi di mantenere la calma, la serenità, di essere responsabili e di non creare inutili allarmismi. Come sapete, ormai dobbiamo convivere con questa situazione. I tamponi che l'ASL sta eseguendo nella nostra città sono un numero veramente importante, proprio perché stiamo cercando di far isolare tutte le positività, atteso che insomma si possa mettere alle condizioni di non aumentare troppo il carico, come sapete, in tutta la Puglia dei nostri ospedali. Trattasi di piccoli focolai domestici, la maggior parte sono familiari, diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo. Vi consiglio, come dire, chiedo di continuare a mantenere la mascherina, come abbiamo detto già in passato, dobbiamo continuare a mantenere un atteggiamento responsabile. La mascherina, che devo essere sincero, ho avuto un incontro ieri sia con il comandante dei vigili urbani che con i carabinieri, una città molto responsabile, la gente usa la mascherina, ormai ha l'abitudine di utilizzare la mascherina, c'è una piccolissima fascia della popolazione, soprattutto i ragazzi un po' più adolescenti, a cui chiedo sia a loro che ai propri genitori di essere un po' più attenti, perché utilizzare la mascherina oggi mette in sicurezza noi stessi, ma soprattutto le persone più anziane, le persone che hanno le difese immunitarie basse, che sono le persone che potenzialmente possono subire ripercussioni negative a causa di questo Covid. Fortunatamente, ringraziando il Signore, a scuola non abbiamo positività ad oggi, quindi grossi problemi non ne abbiamo. Speriamo che la Regione Puglia, come succede in altre regioni d'Italia, possa, come dire, prevedere in tempi stretti la possibilità di test veloci salivari per i bambini, perché come sapete oggi abbiamo il problema che quando i bimbi mancano più di qualche giorno a scuola c'è bisogno che qualcuno certifichi che non abbiano in corso malattie infettive, in questo caso il Covid. Quindi i medici stanno abbastanza in difficoltà, i pediatri. La Regione Lazio ha già fatto questi test, ha già fornito molti test salivari veloci, di modo che laddove sarà necessario nelle prossime settimane, quando inizierà anche l'influenza stagionale, non ci possono essere ingolfamenti nelle scuole. Quindi con questi test veloci i bambini, i genitori soprattutto, sono tranquilli che i loro figli possono tornare tranquillamente a scuola. Quindi ci teniamo a vedervi visivamente, perché so che insomma anche quando ci sentiamo è più bello, e non lasciarvi un comunicato nudo e crudo. Quindi i positivi sono 27, sicuramente potrebbe accadere che aumentano ancora, anche se la maggior parte dei tamponi sono stati già eseguiti, la maggior parte delle persone, come vi dicevo prima, sono tutte in isolamento domiciliare, quindi stanno fortunatamente bene, non hanno sintomi. Ci sono quattro persone che hanno qualche difficoltà, ci auguriamo che quanto prima superino questa fase difficile. Continuiamo ad essere sereni, responsabili, a rispettare le indicazioni delle norme statali. Al momento non ci sono qui ad Apicena restrizioni particolari, perché d'accordo con i vigili carabinieri la situazione è abbastanza sotto controllo. Se dovessero peggiorare le condizioni, ricorreremo anche noi a delle restrizioni, ma al momento non risulta che ci sia questa necessità. Quindi colgo anche l'occasione per ringraziarvi ancora una volta per il grande senso di responsabilità che state dimostrando in queste settimane. Quindi non andiamo in ansia e non creiamo allarmismi, dobbiamo continuare a vivere. Passerà la nottata, come si suol dire, passerà questo brutto momento e saremo tutti più forti e festeggeremo tutti insieme la sconfitta di questo maledetto virus che ci sta tediando e ci sta facendo soffrire. Grazie di cuore e vi auguro un buon weekend.